In 20 anni dalla sua nascita ha cresciuto sempre più la sua importanza come presidio culturale e turistico della Campania, attirando sempre più l'interesse di personaggi di rilievo nazionale. Dal 13 al 20 giugno il mondo della cultura locale e nazionale si trasferisce nel complesso delle basiliche paleocristiane di Cimitile per celebrare il ventennale dell'omonimo premio. Organizzato dalla Fondazione Premio Cimitile con i soci fondatori Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Cimitile e Associazione Terzo Millennio, il programma di questa edizione è stato presentato dopo una prima conferenza a Roma questa mattina nella sala giunta di Palazzo Santa Lucia. Padrone di casa, l'assessore regionale al turismo Pasquale Sommese. La fusione perfetta tra i beni culturali e la cultura. Il premio Cimitile in questi 20 anni ha premiato le firme più autorevoli a livello nazionale dell'editoria, della pubblicistica, della letteratura, del cinema e ha avuto la lungimiranza di mettere in campo un luogo di fede come il complesso paleocristiano di Cimitile con la sintesi con il libro Incontra le basiliche, e credo che questo sia stato in linea con quello che poi la Regione Campania negli anni ha valorizzato. Felice Napolitano, presidente della Fondazione Premio Cimitile, ha svelato qualche particolare relativo all'evento, la cui giuria, presieduta dal giornalista Ermanno Corsi, assegnerà i noti campanili d'argento a scrittori del calibro di Maurizio De Giovanni per la miglior opera narrativa e Marco da Milano per la saggistica. Due i fattori distintivi del premio: la sezione inedita di narrativa, che fin dalla prima edizione ha dato la possibilità ad autori emergenti di vedere pubblicata la propria opera su tutto il territorio nazionale. In secondo luogo, il connubio che la rassegna crea con la magia dei luoghi del complesso basilicale di Cimitile. Quindi direi un felice intuito 20 anni fa. Presente il sindaco del comune di Cimitile, Francesco Di Palma. Cimitile ormai col ventennale, come dimostra anche il ventennale del premio, si candida ad essere un centro di cultura importante per la regione Campania. Grazie anche all'inserimento con l'ultima legge regionale dell'assessorato Sommese, entrerà poi a far parte anche dei circuiti più importanti.